L'intervento di cui sono stato direttore lavori è stato avviato nell'agosto del 2021. L'ente finanziatore è il provveditorato delle infrastrutture di trasporti, il RUP è l'architetto Giorgio Barbato. Gli interventi sono stati realizzati al Consorzio Venezia Nuova per tramite della Lorenzo Rossi Costruzioni e di Costruttiva. Tutto l'intervento è stato seguito con particolare attenzione dai funzionari della sovrintendenza, ringrazio l'architetto Cavagioni e il dottore Sabini. Il progetto è quello di Andrea Rinaldo e le attività poi di assistenza archeologica sono state svolte dal dottor Marco Bortoletto. Le attività appunto di servizi di direzione dei lavori sono stati assicurati da Tetis. Sostanzialmente, l'intervento avviato nel fine agosto 2021 ha avuto una fase iniziale di indagini e approfondimenti che hanno in parte causato un lieve ritardo con il riavvio dei lavori per la realizzazione delle fondazioni a partire dal marzo 2022 e si sono protratte fino a settembre dello stesso anno. Parallelamente è stata sviluppata l'implementazione costruttiva e la prefabbricazione di tutti gli elementi fuori opera della barriera. Le attività di installazione dei pannelli sono state eseguite tra agosto e settembre 2022. Il completamento impianti e la messa in funzione della barriera è avvenuto nell'ottobre 2022. Entro l'anno sono state poi ultimate le opere di finitura. Questo cantiere, rispetto a quello dell'Antece che si era sviluppato per lotti, data la continuità e l'unicità dell'opera, ha comportato la necessità di creare un'unica grande recinzione di cantiere che comprendesse sia le aree logistiche di deposito, quindi una in piazzetta e una in piazzetta dei Leoncini, e un unico ambito di intervento in cui appunto è stato possibile realizzare tutte le indagini e sviluppare via via gli interventi di realizzazione. Ovviamente, questo cantiere ha anche tenuto conto di tutto il sistema degli accessi per garantire la fruibilità della basilica durante i lavori. Le primissime attività sono state le verifiche geotecniche del sottosuolo per verificare le granulometrie dei terreni per l'ottimizzazione del filtro naturale menzionato prima dall'ingegnere Rinaldo che si trova al di sotto della barriera. Contestualmente a queste indagini sono state eseguite una serie di saggi ispettivi per verificare effettivamente le geometrie e le caratteristiche delle fondazioni della basilica che nel corso del XIX secolo sono state oggetto di molti interventi di robustamento e restauro e che quindi presentavano una condizione molto variegata. In ragione appunto delle variazioni riscontrate, l'ingegner Rinaldo ha implementato ulteriori sezioni costruttive per consentire di stabilizzare le parti più critiche sostanzialmente, attraverso anche l'introduzione di un sistema doppio palancolato precedentemente menzionato. Questa soluzione evidentemente ha comportato ulteriori indagini per verificare l'effettiva possibilità lungo i nuovi tracciati di poter infiggere le palancole e al contempo anche verificare che in quelle zone non ci fossero interferenze archeologiche significative. Evidentemente tutti i lavori sono stati svolti in assistenza archeologica e quindi le opere di scavo sono state appunto per la realizzazione delle fondazioni realizzate in maniera graduale con approfondimenti principalmente con scavi a mano. Partendo sostanzialmente dalla zona del Palazzo Patriarcale sono state rinvenute tracce di fondazione in adiacenza alla tomba Manin, che probabilmente sono riferibili alle fabbriche medievali preesistenti che si trovano in alcune rappresentazioni di Gentile Bellini e sono documentate anche in alcune mappe ottocentesche. Sempre procedendo nella zona nord, sono state individuate anche delle fosse di rifiuti, probabilmente ascrivibili a fasi precedenti costruttive della Basilica. E allo stesso modo è stato possibile verificare, in particolare nella zona della Cappella dei Mascoli e della Porta dei Fiori, gli interventi di robustamento delle fondazioni eseguiti da Meduna nell'Ottocento, che anche qui hanno riservato alcune sorprese perché nel masso di fondazione aggiunto per rinforzare sostanzialmente la basilica, Meduna ha riutilizzato parte anche dei materiali deteriorati che sono stati smontati dalla facciata, in questo caso vediamo due basi di colonne.
Nella zona della piazzetta dei Leoncini, in particolare, non ci si aspettava una situazione particolarmente complessa. In realtà, tra una fascia relativamente molto stretta, parliamo di 1,70 m, compresa tra il pozzo rialzato e il cunicolo che è stato rifatto anche questo contestualmente alle fondazioni intorno alla metà dell'Ottocento, sono stati trovati i resti di un cimitero medievale. E tra l'altro anche con situazioni di significativa promiscuità tra appunto il sito archeologico e gli interventi di sistemazione idraulica ottocentesca, e quindi necessariamente in questa parte lo scavo è proceduto molto lentamente per lotti, alternando appunto la costruzione della fondazione allo scavo archeologico. Nella parte, diciamo, terminale verso l'angolo di Santa Lippi, o viceversa, si è trovato riscontro degli interventi eseguiti da Giuseppe Marangoni con il rinforzo dell'angolo di Santa Lippi nei primissimi anni del XX secolo, dove appunto sono stati condotti all'epoca scavi profondi appunto per robustare la colonna isolata. E si sono trovate anche puntuali corrispondenze durante lo scavo tra i cunicoli deviatori realizzati all'epoca per la messa in asciutto e effettivamente quanto riscontrato in opera. La conferma che quest'area sia stata effettivamente manomessa estesamente ha anche consentito poi di confermare le previsioni di progetto con la realizzazione del pozzo pompe aggiuntivo con cassa autoaffondante. Un altro elemento appunto di cui non si avevano tracce documentali precedenti, in questo caso lato facciata sempre di fronte al portale di Sant'Elipio, sono le tracce di un pozzo di cui appunto sono state ritrovate le crete e parte dell'invaso in sabbia. Viceversa, sul lato sud della Basilica, in corrispondenza più o meno dell'angolo di Palazzo Ducale, è emerso un masso fondale piuttosto importante in mattoni di realizzazione ottocentesca, che è sostanzialmente la fondazione dei sistemi di sbaracchiatura in linee realizzati da Forcellini per puntellare Palazzo Ducale durante i restauri di metà Ottocento. La stessa fondazione, peraltro, risulta realizzata alla base con alcuni blocchi provenienti sostanzialmente dalla facciata che non sono stati rimessi in opera all'epoca perché probabilmente considerati non recuperabili e troppo danneggiati. Sempre in area sud, di questo se ne aveva già in qualche modo sentore per il precedente intervento del Nattece, è stata documentata un'ampia area cimiteriale a cui poi si aggiungono anche alcuni resti di fondazioni. Evidentemente una situazione estremamente articolata e variegata lungo tutto lo sviluppo della barriera, che ha comportato quindi un cantiere che è evoluto per piccoli lotti, realizzando la fondazione sostanzialmente per conci, alternando le attività di scavo archeologico a quelle, diciamo, del cantiere edile vero e proprio. Tra le scelte appunto per ottimizzare sostanzialmente un'operatività limitata nello spazio e nel tempo c'è anche la prefabbricazione fuori opera delle gabbie d'armo della fondazione, che poi sono state via via calate in opera contestualmente alla realizzazione del filtro naturale che è all'interno, sul lato interno della fondazione della barriera. A queste operazioni poi ha fatto seguito l'operazione di getto sostanzialmente della fondazione in calcestruzzo, anche qui per parti, e l'installazione del tubo drenante già illustrato dall'ingegner Rinaldo, che colletta sostanzialmente le acque di filtrazione che passano attraverso il filtro naturale e poi immette nel cunicolo perimetrale, che anche in questo caso è stato parzialmente risanato e parzialmente ricostruito. Ovviamente poi sulla platea di fondazione è stato realizzato il cordolo di completamento, che è quello su cui si innesta poi direttamente la barriera. La sommità del cordolo è stata realizzata con una piccola vaschetta per facilitare poi l'installazione delle lastre e i getti di emaco. La barriera è stata, come accennavo prima, in termini di soluzioni costruttive, implementata parallelamente allo sviluppo del cantiere delle fondazioni, cercando di privilegiare al massimo la prefabbricazione in officina in modo da ridurre a un minimo le operazioni di assemblaggio e sigillatura in opera, e quindi sostanzialmente i pannelli sono stati resi indipendenti, quindi ciascuno è composto appunto da una lastra bordata alla base
da una piastra nervata che è quella che fa da interfaccia con la fondazione e sui lati di estremità sono presenti due profili in acciaio simmetrici che accoppiati da un pannello all'altro vanno poi a costituire il telaio centrale del pilastrino. Ovviamente poi tutte queste soluzioni sul piano formale sono state condivise nel corso del cantiere con la soprintendenza. Due dei pannelli sono stati appunto realizzati in anticipo e testati in officina con prove di carico per verificare che le deformazioni di calcolo corrispondessero effettivamente a quelle poi che si dovrebbero verificare in condizioni di esercizio. Esercizio molto gravoso, come si diceva prima, perché effettivamente la barriera è dimensionata per tenere fino a 1,95 m su punta salute. Una volta realizzato il codolo, si è provveduto al reintegro dell'area, alla riposa delle pavimentazioni ai lati, sono state poi installate delle dime in ferro che corrispondono in maniera perfetta alle forature sostanzialmente della piastra di ancoraggio dei singoli pannelli, sono stati appunto fiorettati i fori e installate con resina le barre filettate di ancoraggio. Anche in questo caso sono state fatte delle prove di calcolo, delle prove di estrazione per avere appunto contezza delle resistenze di progetto. I pannelli sono stati portati in cantiere attrezzati appunto ciascuno con quattro ruote, quindi con degli assali rimovibili per movimentare sostanzialmente a spinta in piazza i vari elementi sbarcati di notte. In alto appunto si vedono i pannelli imballati, in basso c'è il dettaglio del sistema dei carrelli e in alto a destra ci sono viceversa i moduli corrispondenti ai sei varchi della basilica. Le operazioni poi una volta collocati sostanzialmente nelle vicinanze del punto di installazione dei pannelli, questi sono stati sollevati, i carrellini con le ruote rimossi e poi si è effettuato appunto il calaggio nella posizione assegnata. I pannelli tra l'altro sono uno diverso dall'altro e una volta appoggiati i pannelli attraverso la regolazione degli elementi di estremità sono stati poi allineati. Una volta che una sequenza è stata sostanzialmente congelata, si è proceduto al getto delle maco per solidarizzare sostanzialmente la piastra e il codolo e alla chiusura con i bulloni e le rondelle. Una volta appunto ultimata l'installazione, i due mezzi pilastrini che compongono il pilastrino intermedio tra pannello e pannello sono stati poi intasati e sigillati. Si vede in dettaglio in basso a destra i due piatti su cui poi sono stati ancorati i carter di mascheramento, che sono sostanzialmente dei semitubi sempre in acciaio inox satinato, che vanno poi a comporre figurativamente il pilastrino. Una volta montati i tubi si è provveduto all'installazione dei coperchi che chiudono come cupolino il pilastro. Ovviamente prima sono stati installati anche i corrimano, quindi dei C piegati che vanno a coprire il profilo superiore delle lastre vetrate. C'è poi la fase di completamento delle pavimentazioni, la base dei pannelli appunto è realizzata da una piastra composta da due elementi a L che chiudono il pannello, il raccordo con la pavimentazione è stato realizzato tramite posa di lastrine di trachite, anche queste opportunamente selezionate in coordinamento con la sovrintendenza per cercare di restituire il più possibile la faccia originaria della pavimentazione. Il sistema è poi stato completato con l'installazione dei panconi, i varchi sono larghi 2,5 m, quindi evidentemente si tratta di luci importanti, quindi il sistema di protezione è realizzato con tre elementi sezionali sovrapponibili che consentono appunto una protezione fino a 95, anche se rispetto a un esercizio ordinario del MOSE, quindi con maree limitate a 1,10, la basilica può essere tranquillamente protetta con un solo pancone e quindi è anche abbastanza agevole gestire in periodi di maree il sistema dei sovralzi e le passerelle. Questa era la parte, come dire, civile, le opere fisse, parallelamente sono stati anche realizzati gli adeguamenti impiantistici che hanno consentito di passare dal sistema di protezione in attece a quello della barriera. Le posizioni delle valvole sono state ovviamente mantenute quelle originarie, sono state sostituite con elementi aventi tipologie del tutto simili, ma dimensionate per reggere un carico idraulico decisamente più importante.
E qui vediamo appunto le fasi di posa in basso, i due palloni otturatori, e viceversa gli elementi a cassa che si vedono a destra e a sinistra sono le due valvole a paratoia, tutte azionate pneumaticamente. Il progetto della barriera ha anche confermato e migliorato il sistema di sollevamento perché evidentemente, come appunto chi mi ha preceduto ha già descritto, la basilica con la chiusura delle valvole diventa una sorta di catino e quindi è necessario poter regolare con il livello delle acque che derivano dalla filtrazione e al contempo appunto dagli apporti di pioggia e quindi nel caso, vediamo a destra del manufatto preesistente, è avvenuta la sostituzione di una delle due pompe con una pompa di tipo fognario che quindi riduce le esigenze di manutenzione e in ragione dell'aumentato carico idraulico e quindi dell'aumento dei moti di filtrazione si è reso necessario installare un'ulteriore pompa da 15 litri al secondo in corrispondenza del manufatto di Santa Lippio sulla sinistra. Tutti questi sistemi poi sono rimandati al soppalco presente sopra la seconda rampa dell'ascensore dove c'è la centralina di controllo dell'intero sistema. Un ulteriore elemento introdotto in ragione, diciamo, delle modifiche geometriche della barriera sono delle forine, in questo caso attuate pneumaticamente, che prevengono possibili ristagni d'acqua sugli spigoli della basilica, ovvero la barriera interrompe geometricamente il naturale displuvio delle acque e quindi in assenza di opportune regolazioni potrebbero esserci dei ristagni. Questo sistema di valvole è molto compatto, è attuato pneumaticamente sempre dal campanile e da un punto di vista estetico, appunto, si è adottata una tipologia simile come forina a quella già presente in piazzetta dei Leoncini, mentre la valvola manuale che può essere azionata in caso di malfunzionamento, quindi di emergenza, è stata mimetizzata utilizzando una normale chiave d'acquedotto. Nel precedente intervento del Nartece, nell'area sud, nelle vicinanze del pozzo pompe, era stato installato un campo piezometrico che serviva a verificare l'effetto a livello locale dell'emulgimento delle pompe. Durante il cantiere si è fatto in modo di salvaguardare gli strumenti, il più possibile gli strumenti esistenti e anche questi appunto sono stati ritarati, rimessi in funzione e collegati al sistema di controllo del campanile, dove appunto è stata installata anche un sistema di gestione integrato che consente attraverso un sinottico di vedere lo stato di attivazione, i livelli e quindi poter anche intervenire a distanza per correggere eventuali anomalie. Questo sistema poi, grazie appunto al supporto della Procuratoria, è stato collegato alla rete e quindi è accessibile anche via internet e consentirà una gestione più snella del sistema. Quindi nell'ultima fase, diciamo, a fine ottobre a dicembre, sono stati realizzati i completamenti e le tarature inevitabili, in particolare parte delle pavimentazioni sono state posate a barriera attiva. Nell'immagine in mezzo vediamo che appunto l'effetto acquario citato dall'ingegner Rinaldo sembra sia stato raggiunto e quindi il sistema è sostanzialmente attivo dal 31 di ottobre. Un'ultima chiosa, a proposito viceversa dei lavori che sono stati avviati in continuità a fine novembre di protezione della piazza. Questo si tratta del primo stralcio degli interventi di protezione che consistono sostanzialmente nelle protezioni passive dell'insula di San Marco, ovvero il rialzo dei perimetri fino a una quota non inferiore ai 110, un intervento di riordino delle reti fognarie che sono parzialmente promiscue nella zona retinata in alto in verde, quindi con una netta separazione e la possibilità conseguente di poter recuperare appieno la rete storica, e un intervento di risanamento di cunicole e procuratie nuove, dove appunto ci sono una serie di innesti che provengono con cunicoli sottopassanti da Rio della Luna, segnati con le frecce blu, e quindi in questo caso è stato risanato il cunicolo e garantito l'isolamento idraulico rispetto a possibili venute d'acqua. Quindi queste le misure di protezione passiva che dovrebbero essere ultimate per l'inizio del 2024. Viceversa, nella seconda metà di quest'anno, si conta di implementare il secondo stralcio degli interventi che vedrà appunto l'installazione del frangionde, che è stato, diciamo, rispetto alla soluzione di progetto definitivo implementato e ottimizzato. Sono in fase di conclusione in questi giorni i test sul modello fisico all'Università di Padova.
e l'installazione del sistema di sollevamento per la piazza, che in questo caso è previsto mimetizzato in sagoma al pontile del Todaro, che verrà sostituito dal manufatto in calcestruzzo prefabbricato, dove sono installate le pompe, e il nuovo manufatto sarà collegato a quel cunicolo sempre menzionato negli interventi precedenti, realizzato inizio anni 2000, che è in calcestruzzo e che quindi è anche in grado di poter gestire delle velocità dell'acqua piuttosto elevate. Con questi ovviamente poi proseguirà l'attività di risanamento, di pulizia e ripristino idraulico della rete storica. E io avrei terminato. Grazie.